Ancora fiamme a battipaglia questa volta nell'azienda di trasformazione di rifiuti della Nappi Sud, un capannone avvolto dalle fiamme a partire da poco dopo la mezzanotte di ieri. I vigili del fuoco hanno avuto la meglio sulle lingue di fuoco dopo una notte di lavoro. Si sono avvertite anche esplosioni in tutta la zona, con la paura tra i residenti che hanno chiuso finestre e balconi. Diverse le squadre dei vigili del fuoco che sono accorse nella zona industriale di Battipaglia. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Battipaglia e del locale commissariato. Le indagini sono in corso. Purtroppo non è la prima volta che avvengono casi simili a Battipaglia. Proprio un anno fa fu la Sele Ambiente, altra azienda battipagliese, ad essere avvolta dalle fiamme. Ma ascoltiamo sulla vicenda l'assessore all'ambiente Stefania Vecchio. Le indagini sono in corso, sappiamo solamente che c'è stato un grandissimo incendio che ha occupato il capannone della falegnameria all'interno del Nappi e la palazzina degli uffici. Di queste ore c'è anche l'interessamento in piccola parte di un capannone dove sono stoccati carte e cartone. Diciamo che la notizia buona è che non hanno preso fuoco né rifiuti plastici né insomma altro tipo di rifiuto. Quindi scongiurato il rischio di inquinamento ambientale. Allora, ci sono già i tecnici dell'ARPAC in azione da subito dopo, insomma, che l'incendio è stato domato e in più è in arrivo anche l'istituto zooprofilattico che compirà i campionamenti, eseguirà i campionamenti in un raggio di 3 chilometri dall'impianto. E questo è il secondo caso di incendio, quello ben più grave, giusto un anno fa. Allora, noi come comune avevamo già iniziato un'attività di controllo su tutti quanti gli impianti, tant'è vero che avevamo scadenzato una serie di incontri proprio per sincerarci che tutti questi impianti non superassero le quantità di rifiuti per cui sono autorizzati a trattare. Mi auguro che sia non ci sia nulla di doloso, ma sia purtroppo può capitare un evento accidentale, ma questo sarà la magistratura a doverlo appurare.